Ieri, 22 novembre 2017, il simpatico attore e regista romano Doc Carlo Verdone ha ottenuto il dottorato honoris causa in beni culturali e territorio. Si è svolta la cerimonia in questione alla prestigiosa Università Tor Vergata della capitale. E a margine di questa cerimonia in cui è stato incoronato dottore honoris causa in beni culturali e territorio, il famoso attore romano e regista avrebbe soffermato la sua attenzione proprio su Roma, città in cui vive da tempo e che gli ha dato davvero tanto, ma che questa città potrebbe migliorare. In particolare, proprio di Roma, il famoso attore avrebbe detto le seguenti parole. In questo momento Roma deve prendere esempio da Milano, che grazie a un evento come l'Expo, ma anche grazie a un grande senso civico dei cittadini, è riuscita a trasformarsi. E poi nella disquisizione verbale che il grande regista ha fatto, vi ricordo che si è soffermato sul fatto che a Roma ci sono diversi aneddoti, ma anche persone che la compongono e che hanno come caratteristica quella di porsi molte domande. Ed è proprio a proposito della domanda che il buon Carlo ha raccontato un divertente aneddoto, che però non ho intenzione di raccontarvi per non andare a togliervi il gusto di trovare sul web il suo piacevole aneddoto. Non si è soffermato solo su ciò, Carlo Verdone ha fatto una panoramica piuttosto completa, ma al tempo stesso sintetica di questa straordinaria città, capitale d'Italia, che purtroppo secondo me vive un momento abbastanza difficile, delicato, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, per quanto riguarda la problematica legata alla sporcizia che è possibile vedere in alcuni angoli della capitale e qualcos'altro. Sta di fatto comunque che questo dottorato honoris causa, secondo me, Carlo Verdone se lo merita ampiamente perché, da come lui avrebbe detto ieri, è stato proprio il padre Mario Verdone a far sì che il giovane Carlo, in tempi già precedenti a quelli attuali, sviluppasse quella che è la curiosità, quello che è l'amore, quella che è la profonda vicinanza a questa leggendaria città che viene etichettata come la città eterna. La città eterna, Roma, che difficilmente può essere scordata e appunto non può passare in secondo piano. Bene, detto ciò, grazie a voi tutti per l'ascolto. Dunque, caro Carlo, complimenti per l'ambito premio da te ricevuto. Ti meriti questo titolo che sono convinto sfoggerai quando ci sarà bisogno. Grazie, un saluto. Tengo a specificare che questo video non vuole ledere la privacy di Carlo Verdone, ma vuole solo informare eventuali persone del fatto che Carlo Verdone si è beccato, o meglio, ha preso questo ottimo titolo, dottorato honoris causa in beni culturali e territorio.